Luigi Cormano vince 3-0 contro Pantigliate. La squadra di casa fa valere il proprio valore offensivo mettendo in difficoltà un Pantigliate che, nonostante la voglia di recuperare nel terzo set, deve arrendersi e subire la seconda sconfitta consecutiva. Sugli altri campi, il Precotto continua a vincere, questa volta il 3-0 è contro la Colbesagono, che nonostante un secondo set equilibrato deve arrendersi allo strapotere della capolista. Parte forte il Gold Fighter, vincendo facilmente i primi due set, ma l'UP Settimo approfitta dei tanti errori, soprattutto in battuta, e si porta sul 2-1. I padroni di casa ritrovano la concentrazione nel quarto set e conquistano la vittoria. Blue Devils incassa la quinta sconfitta consecutiva contro l'Aurora Milano. Gli ospiti partono più determinati, e nonostante il secondo set vinto in vantaggio dalla squadra di casa, l'Aurora chiude sul 3-1 e si conferma al secondo posto in classifica. San Crisostomo vince la sua prima partita da neopromossa nel campionato di eccellenza mista e lo fa per 3-2 in una partita molto equilibrata contro la New San Lorenzo. Si arriva al tie break, in cui gli ospiti si ritrovano in vantaggio per gran parte del tempo, ma devono arrendersi alla rimonta finale dei padroni di casa. La 0-9 Zen fa rifiatare i big e manda in campo chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione. Contro il Kennedy finisce 3-0 ed è la quinta vittoria consecutiva. A guidare la classifica dei migliori giocatori che potete votare sul sito CSI è De Brito dell'SM Colbesagono con 4 voti. Precotto a punteggio pieno con 30 punti dopo 10 giornate. Seguono Aurora Milano a 26 e 0-9 Zen a quota 24. Ultima posizione per il Kennedy con soli 2 punti.